Buongiorno di nuovo, buona serata, benvenuti a questa nuova edizione di Malacoda. Oggi centriamo la nostra attenzione sul Comune di Firenze, lo facciamo con l'assessore del Comune di Firenze, Federico Gianassi, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera anche a Jacopo Cellai, Forza Italia, consigliere comunale. Buonasera a voi. Allora, come detto partiamo da Firenze, ma prima facciamo un brevissimo excursus in provincia, per così dire, o meglio nella città metropolitana. Sesto Fiorentino, un caso apertissimo, quello della mozione presentata contro il sindaco Sarabia Giotti, 13 consiglieri hanno presentato questa mozione, 8 sono del Partito Democratico, le motivazioni una sorta di immobilismo e poi tematiche su cui il sindaco non sarebbe stato abbastanza chiaro, in particolare aeroporto e termovalorizzatore di Case Passerini. Gianassi, le chiedo questo, intanto a lei, poi chiederò un commento a Cacellai, perché insomma il PD si è un po' tutto schierato, no, a favore del sindaco, però qui si rischia davvero che si torni al voto, insomma, al commissariamento e poi si torni al voto nel giro di un anno. La presentazione di questo atto da parte di alcuni consiglieri del Partito Democratico è cosa scandalosa e peraltro le motivazioni, come hai anche introdotto tu, dimostrano che non c'è motivazione. Quando si parla una sorta di immobilismo, una mancanza di chiarezza, si fa una mozione di sfiducia quando si sono verificati in città fatti talmente gravi per cui si rompe il rapporto tra istituzione e sindaco, tra città e sindaco, e il Consiglio Comunale, prendendo atto di questa clamorosa rottura, determina con la mozione di sfiducia lo scioglimento del Comune e l'arrivo del commissario nominato dal Governo. E ovviamente tutto questo assesto non è successo, Sarabia Giotti ha stravinto le elezioni un anno fa. Sesto sta governando bene, è uno dei comuni che ha il più alto tenore di vita, ha una fortissima rete che regge malgrado la crisi, ha ottimi servizi di qualità riconosciuti da tutti, e quindi è evidente che le motivazioni sono di altro tipo, rispondono a logiche che non sono accettabili, scontri di natura interna e di posizionamento interno che non possono avere diritto di cittadinanza nelle istituzioni. Il Partito Democratico è un grande partito, c'è sicuramente pluralità, si può condividere, come io condivido la linea del nostro segretario nazionale, si può anche non condividere, si possono avere idee diverse, ma quando si è nelle istituzioni si è al servizio della città, si rispetta il voto popolare e si lavora per la città. Questo atto è scandaloso, sono convinto però che i proponenti recupereranno un po' di lucidità e ritireranno questo atto, perché ovviamente in caso contrario creeranno un danno non tanto a Sarabia Giotti ma alla città che invece dovranno il dovere di rappresentare. Tra l'altro, lei, voglio chiedere un parere anche a lei. Tra l'altro aggiungo, insomma, Biagiotti proprio oggi anche ha detto se dovesse poi arrivare il commissario, anche quelle battaglie, no, fondamentali come il termovalorizzatore dell'aeroporto, su cui hanno chiesto una posizione netta, andrebbero lisce filate, perché insomma non c'è, con un commissario non c'è la possibilità di governare, no, anche certe scelte politiche come queste infrastrutturali. Ma mi pare che in questo contesto a rimetterci sia tutta la cittadinanza di Sesto Fiorentino, perché ha ragione Gianassi, Sarabia Giotti ha vinto le elezioni, le ha vinte bene anche per i risultati che ha ottenuto, e quindi a pochi mesi di distanza per una lotta tutta interna allo stesso partito e coinvolge evidentemente la maggioranza che la sostiene, il Comune di Sesto, è piuttosto, insomma, imbarazzante per loro e pesante per la cittadinanza, e comunque ne risente ovviamente, perché a cui bisogna anche spiegargli le cose, perché poi non è così naturale. Certo, no? Bisogna spiegare, perché per la gente capire queste cose, anzi aumentano pesantemente la distanza di cui si parla tra la gente e la politica, proprio perché la gente dice abbiamo votato un anno fa, abbiamo dato un mandato preciso, netto, chiaro, a un partito e a un sindaco, quindi a una maggioranza e a una giunta. Adesso tutto questo è messo in discussione per logiche tutte, come dice Gianassi, è vero, correttamente, tutte di partito, sono cose che la gente non capisce e che penalizzano Sesto Fiorentino, perché se le cose poi ovviamente vanno avanti in questo senso è chiaro che l'azione di governo ne risente pesantemente. Io mi auguro che si trovi una soluzione al più presto possibile, quindi nel caso non ci sia comunque la possibilità di sostenere l'attuale sindaco, che si faccia quello che va fatto, quindi individuare evidentemente un commissario, e che il centrodestra sia pronto in quel caso si faccia trovare pronto per le prossime consultazioni elettorali, qualunque quando fossero queste. Voglio chiedervi un parere anche su, l'ho chiesto a tutti i miei ospiti nelle ultime settimane, su quello che è stato il voto regionale. Ormai è un po' distante, però in particolare, insomma, mi interessava quello il parere di Cellai, partiamo da lui. Forza Italia, insomma, ecco, è sceso parecchio, no, nei risultati, a favore soprattutto poi della Lega Nord, insomma, si è attestato un ottimo risultato intorno al 20% di borghi. Insomma, sono loro i leader del centrodestra adesso.
Loro escono sicuramente molto rafforzati in Toscana, sono i risultati che contano in politica, sono i risultati che parlano. Da lì a poter rappresentare un centrodestra di governo ne passa, quindi bene, nel senso fiducia in tutti gli attori del centrodestra. Forza Italia ha pagato difficoltà di carattere nazionale evidenti, ha pagato ancora una volta la scelta tardiva di un candidato alla presidenza, è stato messo in campo troppo tardi, nonostante fosse sicuramente il migliore che potevamo mettere, perché Stefano Mugnai ha fatto una grandissima opposizione in questi 5 anni e ha dimostrato in Forza Italia si sta tornando a premiare il merito e quindi a candidare poi nei ruoli chiave coloro che sul campo dimostrano di essere più adatti a quella candidatura. Noi abbiamo una prospettiva di governo e quindi una prospettiva unitaria. Noi come centrodestra siamo appetibili e credibili in una regione come questa se andiamo compatti e convinti. Mi auguro che gli altri, al di là del buon risultato a cominciare dalla Lega, capiscano subito, spero l'abbia già capito, che l'avversario, il Partito Democratico, non è certo Forza Italia o chi sta nel centrodestra. Certo. Gianassi, per quanto riguarda il Partito Democratico, a lei voglio chiedere anche dell'affluenza, poi insomma è un tema condiviso naturalmente da tutti i partiti, però si pensava, no, che votando in una giornata difficile come quella di domenica, così le truppe cammellate della sinistra, chiamiamole così, si muovessero compatte, poi alla fine così proprio non è stato, diciamo, in sostanza, anche se il risultato naturalmente quelle è della sinistra radicale certamente sì, perché hanno ottenuto un risultato modestissimo che dimostra che l'elettorato di centro-sinistra alla fine apprezza le forze che hanno la capacità di essere forze governative, non solo di protesta. Per il Partito Democratico il risultato è stato ottimo, perché a livello regionale governiamo con un monocolore del Partito Democratico, esprimiamo 24 consiglieri su 40, quindi la maggioranza assoluta. Oggi tutto è sulle nostre spalle, in passato non era così, perché nelle elezioni del 2010 presentammo una coalizione molto ampia e eterogenea e il Partito Democratico da solo non aveva la forza per governare. Credo che sia la prima volta che questo succede, è un fatto io credo molto positivo. Raggiungere il 48% dei consensi espressi in regione è un dato che non ha molti precedenti anche nella nostra storia, che è pure una storia in cui ci vede forza di governo. E certamente il dato dell'affluenza è stato un dato piuttosto basso, anche se ce lo attendevamo, e devo dire tutto sommato il 50% è persino un dato forse anche superiore alle aspettative rispetto a quanto ci immaginassimo. Comunque è un dato basso. Segnalo che è un trend che va avanti da molti anni, perché se è vero che questo dato è inferiore al precedente dato di circa 10 punti, è vero anche che nel 2010 già ci fu un'affluenza di 10 punti inferiore al 2005. Questo perché? Perché in parte le regioni non brillano di consenso a livello popolare, e spetterà agli eletti dimostrare ai cittadini che le regioni sono importanti e che si può creare un radicamento, un rafforzamento del rapporto tra istituzioni e territorio, un po' perché l'affluenza generalmente si sta abbassando, e questo è un compito che diciamo è una sfida per la politica. Noi del Partito Democratico l'accettiamo, ci metteremo in campo e siamo in campo per recuperare anche il voto degli astenuti, però credo che questo sia un dato che interroga tutti. Io tendo a pensare che interroghi addirittura più chi ha perso che non chi ha vinto, però è un dato che comunque sul quale ci misuriamo. Due flash velocissimi anche su due persone, insomma, che sono passate dalle preferenze. Il primo per Cellai è quello di Marco Stella, quando si dimetterà dal Comune di Firenze, e per voi sarà una perdita in qualche modo? Anche se sarà una perdita, lo sarà sicuramente, perché Marco ha fatto un bel lavoro in Palazzo Vecchio, indiscutibilmente si è fatto conoscere, si è guadagnato sul campo anche la candidatura a sindaco, proprio per quello ha saputo esprimere come capogruppo di Forza Italia in Palazzo Vecchio. Ha fatto un risultato straordinario in termini di preferenze, perché lui è stato il primo su Firenze, battendo fortemente gli altri candidati. Forza Italia in questa occasione ha se vogliamo riportato la centralità delle preferenze, cioè di coloro che ce li hanno davvero, perché qui bisogna cambiare le cose davvero, ritornare a dare spazio a chi il consenso ce l'ha, a chi conosce il territorio, a chi conosce i problemi, e quando si arriva nelle urne che sa portare i voti. Per troppo tempo Forza Italia ha fatto l'errore sicuramente invece di campare sulla volontà di pochi uomini, indipendentemente da quanto questi stessi uomini evidentemente fossero in grado di catalizzare in città, e così poi un partito si ritrova un pugno di mosche se non ha invece se non porta avanti gli uomini che conoscono il territorio e che hanno i voti sul territorio. Per Gennaro invece chiedo di Monia Monni, perché lei sulla piana, insomma, diciamo, ha disdetta anche dei pronostici, ha sbaragliato la concorrenza in qualche modo, cioè, è stata campionessa di preferenze.
ha fatto uno straordinario risultato Monia, sono contento perché era un'ottima candidatura quella Aldo, di Monia. Se mi consenti, portando avanti anche delle posizioni che sono, che sono favorevoli anche nei confronti dell'aeroporto, così su una piana che poi a Sesto Fiorentino invece è quello, no, anche il fulcro del problema che si viene a creare con la Mozzo. Sì, ma qui c'è una differenza tra, io credo che non dobbiamo commettere un errore che qualche volta può venire naturale. Un conto è quello che dicono alcuni dirigenti di partito che sono contrari all'aeroporto, un conto invece è il consenso popolare, perché nella Camera non c'è un problema di consenso sui temi dell'aeroporto, lo dimostrano i risultati. Rossi stravince, Monia Monni ottiene grandissimi risultati, i partiti che sono contrari all'aeroporto ottengono risultati piuttosto modesti, quelli che sono contrari al termovalorizzatore ottengono risultati piuttosto modesti. Cioè, io credo dobbiamo fare attenzione a non confondere la protesta di alcune minoranze, anche rumorosa, con il comune sentire delle nostre popolazioni, delle nostre comunità. E quindi quando si fa sta aeroporto? Quindi l'aeroporto si fa velocissimamente perché abbiamo il favore, della regione Toscana, il favore di tutti i comuni. La regione Toscana peraltro ha già approvato nello scorso mandato che si è appena concluso la variante Alpit che consente la realizzazione dell'opera. La nuova società che si è costituita, che mette finalmente insieme Firenze e Pisa, ha presentato il progetto. Sì. Siamo sulla strada buona, peraltro l'operazione non viene solo velocissimamente sull'aeroporto di Firenze. Ci sono anche risorse vere, sembra quelle un po' del forzato, governo. Velocissimamente, no, si parla di aeroporto di Firenze. La prima volta in cui si parlò di questo tema credo fosse il 1970. E si sconta un ritardo enorme, però finalmente, anche Cellai lo riconoscerà, sono stati fatti dagli attuali governi territoriali le scelte urbanistiche e amministrative che consentono la realizzazione della nuova pista che si sostituisce alla precedente e che garantisce migliori condizioni di sicurezza, migliori condizioni di impatto ambientale e anche una migliore funzionalità dello scalo. Dei privati però, ecco, anche accelerare un po' il processo. Il processo è in corso ed è un processo... Una holding per primi, diciamoci la verità. Il privato ha acquistato l'aeroporto la maggioranza dell'aeroporto di Firenze, l'aeroporto di Firenze ha fatto la fusione, che è già successo. Tra pochi giorni verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Sono passaggi epocali. Firenze e Pisa insieme nella stessa società, così si toglie anche l'alibi che in parte ha bloccato lo sviluppo del sistema aeroportuale, cioè la concorrenza tra Firenze e Pisa. Oggi non esiste più e per fortuna, perché siamo stanchi di questo municipalismo di contrapposizione che è di origine medievale. Ognuno deve prendere la sua responsabilità. È una scelta. Ecco, in mano a chi governava, cioè a voi, fino a oggi. Sì, 30 anni fa sì, Non so che voi siete una cosa nuova da Renzi in poi, però insomma. Sì, siamo una cosa piuttosto nuova. Siete sempre un po' La famiglia è quella. Io non ho nessun problema a dire che per molti anni si è scontato un ritardo notevole sul tema delle infrastrutture aeroportuali. E così come oggi riconosco, e credo tutti lo debbano riconoscere, che la Regione, il Comune di Firenze e tanti altri comuni hanno fatto i passi necessari per realizzare le condizioni, dicevo prima, messa in sicurezza, riduzione dell'impatto ambientale e migliore funzionalità dello scalo, che significa anche più risorse, più economia per il nostro territorio. La vittoria, torno al tema di Monia Monni, è la vittoria di una candidata forte, radicata, che sa affrontare i problemi e cerca le soluzioni. Così come è avvenuto anche in altri collegi dove abbiamo ottenuto i nostri candidati, risultati splendidi. Ora c'è un bel gruppo, un gruppo nuovo, sono convinto che farà un buon lavoro. E tra l'altro, insomma, quando fu qua da noi qualche giorno fa, disse anche che ci potrebbe essere anche questa proposta di spostare di qualche grado l'inclinazione della pista in modo da non passare sopra Campi Bisenzio. Naturalmente lei porta anche le istanze, no, del territorio da cui proviene. Cellai, un'altra questione invece che insomma a Firenze è molto sentita è quello della Cittadella Viola, l'area Merca, Firenze, insomma, una zona anche lì insomma se ne parla da tanto tempo, meno che dall'aeroporto, però la paura, no, è che poi diventi un aeroporto 2 come tempistiche. Beh sì, ci sono ancora questioni grosse da dirimere, insomma, agli atti ufficiali, poi l'assessore Giannassi magari mi corregge perché le conosce anche meglio del sottoscritto, c'è stata la dichiarazione di interesse del Comune di Firenze verso questa proposta. Il punto principale resta che comunque non si fa niente su quell'area se non si sposta prima la Mercafir, che ha sede attuale dove sarebbe ospitato il nuovo impianto. Il spostamento non sarà facilissimo. Il spostamento mi pare a questo punto, non dico del tutto già cancellato, ma io ricordo l'assessore, mi viene un lapsus, il presidente Falchetti, allora assessore del Comune di Firenze, presidente di Mercafir, anche in audizione a Palazzo Vecchio,
liste, c'era una serie di scelte da fare già in realtà prima dell'estate dell'assemblea dei soci che riguardavano proprio la destinazione stessa dei capannoni, vale a dire o se si sapeva bisognava smantellare era un conto, altrimenti loro dovevano fare tutta un'altra serie di operazioni in realtà di manutenzione e parliamo di manutenzione grossa quando parliamo di capannoni che ospitano un'area come quella della Mercafir. Quindi insomma in assenza di queste di alcuna notizia nuova in tutto questo senso ho la sensazione oggettivamente siamo nel pantano quindi poi io no, in realtà l'amministrazione è stata molto chiara già nel mese di gennaio è stato riconosciuto il pubblico interesse all'intera operazione e la Fiorentina che è ovviamente il soggetto interessato a fare l'investimento che è un investimento privato ha il diritto di utilizzare i tempi che le sono consentiti dalla legge e in particolare ha chiesto la proroga consentita dalla legge Nardella sul tema degli stadi e entro gennaio dell'anno prossimo alla scadenza dell'anno dovrà presentare il progetto già pronto per essere realizzato e, il sindaco è molto fiducioso per i rapporti che ci sono ovviamente nessuno può fare pressioni su un soggetto privato che ha diritto di scegliere liberamente ma ci sono le condizioni per realizzarlo entro quel lasso di tempo ovviamente poiché è stata data la dichiarazione di pubblico interesse all'operazione l'altra parte è lo spostamento dell'attuale Mercafir che però per così per come è non è più sostenibile indipendentemente dalla realizzazione del nuovo stadio in una nuova area. Il primo tentativo di selezione di un'area non ha riportato i risultati entro la fine di maggio, si è aperta una seconda fase su cui l'amministrazione sta lavorando per individuare aree all'interno delle quali possa essere ricostruito il nuovo mercato più efficiente anche da un punto di vista energetico, però le opportunità ci sono e quindi io resto fiducioso sull'insieme dell'operazione ricordando ovviamente che poi spetterà al soggetto privato decidere se fare l'investimento per la realizzazione del nuovo stadio, ma sapendo che l'amministrazione fiorentina ha consentito che quell'operazione si possa realizzare. Allora, nella seconda parte, qui ci fermiamo per la prima, nella seconda parleremo anche poi del tema centrale che riguarda Firenze in questi giorni, o almeno di cui si parla di più, che è quello del degrado e in qualche modo della sicurezza, naturalmente con i flussi turistici in aumento d'estate diventa un tema fondamentale, le foto le abbiamo viste un po' tutte sui giornali che spesso insomma portano all'immagine di una città che non è quella che vorremmo vedere. Ne parleremo nella seconda parte insieme anche a un accenno su una tematica importante come quella del lavoro, in particolare delle agenzie regionali del lavoro. Vediamo.
Ben tornati in studio. Allora, ricominciamo a parlare della città di Firenze. Parliamo in particolare del tema del degrado, un tema portato avanti in modo forte, in modo particolare dal centrodestra, da Forza Italia. Abbiamo visto effettivamente delle foto in questi giorni che non rendono onore alla città, anche perché insomma il caldo e tutto quanto poi influisce anche sulle persone che vogliono rinfrescarsi, però nelle modalità che abbiamo visto, insomma, non è quello che vorremmo vedere. Tra l'altro, insomma, anche i vigili hanno dovuto scrivere al sindaco, perché ci sono anche pochi mezzi per contrastare soprattutto l'abusivismo. In questo caso è un tema apertissimo, no? Per una città che punta sul turismo come Firenze, c'è là e poi c'è Nassi. Ma guarda, io voglio approfittare della vostra cortesia anche oggi per cercare di estendere la questione, vale a dire che un conto è la questione politica, e sulla questione politica noi portiamo avanti dei concetti che portiamo avanti da tempo, vale a dire non si chiede la luna, non si chiede la bacchetta magica, si sa benissimo che un sindaco, un'amministrazione non ha tutti i poteri, spesso non ci sono leggi nazionali che mettono in condizioni di poter agire, figuriamoci quindi se si possa risolvere tutto in un colpo solo, però bisogna fare delle scelte e su queste scelte concentrarsi, vale a dire in questi giorni la Giunta ha annunciato, e ne siamo contenti, di voler spingere fortemente sul tema dei venditori abusivi. Un qualche risultato si è visto, poi certamente si sa che il problema spesso significa che li liberi da un'area e questi si trasferiscono da un'altra, ma questo significa che chiunque deve fare con le forze che ha a disposizione, quindi concentrare il più possibile la Polizia Municipale. C'è un reparto apposito della Polizia Municipale che si chiama Sicurezza Urbana, che ha sostituito il reparto che si chiamava Antidegrado, quindi formato si ipotizza esattamente per questo. Si chiede in alcuni punti concentrazione in modo da far sì che si abbia veramente una capacità di prevenzione forte, vale a dire queste persone, sì, deterrente, le persone se ne rendano conto e non sono più libere di muoversi come prima. Questo si è visto, è accaduto in questi giorni con uno spiegamento importante di forze dell'ordine. Scrivevo ieri sulla Nazione proprio di questo, dicevo forse finalmente la sinistra ha superato anche culturalmente una paranoia, un concetto che spesso ho sentito troppo in questi anni, vale a dire che troppe forze, troppe divise rappresentassero una militarizzazione della città che aumentava una percezione di sicurezza, tutta una questione a metà tra la sociologia, una questione, insomma, io facevo fatica e penso molti anche a sinistra facessero fatica a capire. È una questione di buon senso, le divise aiutano, forse adesso si sta iniziando a fare un salto in avanti in questo senso. C'è stato un superamento ideologico? Ma non so se c'è stato un superamento ideologico. Certamente noi abbiamo voluto realizzare, ed è un fatto storico in città, un accordo, la creazione di un sistema interforze che metta insieme e organizzi insieme il lavoro di carabinieri, polizia dello Stato, guardia di finanza e polizia municipale. Ognuno ha compiti diversi e nessuno si sostituisce all'altro, però il presidio delle piazze, dei luoghi più caldi o battuti dall'abusivismo e dal degrado avviene attraverso questo sistema di collegamento stabilito insieme in prefettura proprio su richiesta, su proposta del sindaco, e con tutte le forze impegnate. Da alcuni giorni, da alcune settimane è partito questo modello e sta funzionando piuttosto bene, perché ovviamente chi aveva intenzione di commettere atti di illegalità trova maggiori difficoltà, ed è un'innovazione molto forte sulla quale noi ci siamo spesi molto e siamo orgogliosi di averla realizzata. Noi siamo impegnati su questo tema, non lo sottovalutiamo, non pensiamo che sia un tema secondario, pensiamo che la nostra città sia una città meravigliosa in cui si vive bene, che oltre al tema del degrado c'è anche tanto decoro che dovremmo ogni tanto anche con un po' più di orgoglio rivendicare, perché se non fosse una città straordinariamente decorosa non avremmo milioni e milioni e vagonate di turisti che vengono sempre di più a Firenze. Significa che chi viene trova la città bene, ben tenuta, e invita altri a tornare. Però noi non sottovalutiamo nemmeno gli aspetti invece più difficili e complicati. Il sistema interforze è un primo modello di azione positivo, abbiamo aumentato di 18 pattuglie l'antidegrado o sicurezza urbana per avere più polizia municipale nelle nostre strade, e siamo davvero impegnati su questo tema. Aggiungeremo anche altre situazioni di prevenzione, penso a maggiore illuminazione, insomma noi su questo ci stiamo impegnando seriamente, sapendo che non risolveremo i problemi con la demagogia, né possiamo dire ai nostri cittadini che risolveremo tutti i problemi del degrado, ma sicuramente saremo impegnati e stiamo impegnati in prima linea cercando di fare il possibile. Che effetto vi ha fatto
fatto vedere, visto che parlavamo forse dell'ordine, insomma, la task force antiterrorismo in questi giorni anche in città? Ma io sono sempre rassicurato quando vedo le task force o comunque l'organizzazione delle forze dell'ordine. Purtroppo lì è un problema talmente grande, talmente complesso, che mi pare naturale purtroppo ritrovarsi con squadre speciali pronte davvero a qualsiasi cosa, perché purtroppo qualcun altro è pronto e ha dimostrato di essere pronto a qualsiasi cosa nei termini di attaccare e fare del male all'Occidente. Voglio soltanto aggiungere rispetto a quello che ha detto Giannassi, che io mi auguro che oltre al dispiegamento di maggiore di polizia municipale ci sia anche finalmente anche un'inversione di questa questione di accoglienza che fino ad oggi ha portato avanti spesso la sinistra in questa città, perché oltre ai venditori abusivi c'è una questione grossa come una casa, riguarda in tantissimi casi nuclei rom sparsi sul territorio che si comportano in maniera indecente, e qui non è più accettabile sentire dire no, ce l'avete con i rom perché per un'idea di razzismo. Che qui ci sa con gente che fa dei comportamenti che sono inaccettabili, chiunque li metta in campo. Allora io mi auguro adesso questo approccio cambi, vale a dire come se venite in piazza Santissima Annunziata a due passi dal Duomo e vedete tutte le sere gli zingari che portano i loro sacchi con la loro roba dentro questi sacchi, e sono poi le coperte, i vestitini che poi buttano per terra, poi riprendono, poi rimettono i sacchi, poi li riaprono e la polizia municipale non li sequestra. Questo è quello che chiediamo. Noi chiediamo interventi in modo che la gente vada via. Se non li sequestrano questi sacchi, questi tornano. Giannassi, allora li vanno sequestrati. La chiusura dell'Olmatello è stato un passo, però poi insomma la paura dei cittadini è sempre, no, che si chiuda un posto così grande che insomma dove ci sono certe persone, poi queste persone si spargono, insomma, allora certamente le persone non scompaiono, e anche nelle perché Salvini è solo demagogia, perché dire vai con le ruspe e butta giù le case è facile, riesce a tutti, e il problema è che poi butti giù le ruspe ma chi vive in condizioni di clamorosa marginalità continua a vivere in quelle condizioni e se vuole resta nella città. Lo hanno già dimostrato alcune amministrazioni locali che hanno fallito su questo tema, quindi ci serve per gestire il fenomeno intelligenza, razionalità, decisione, collaborazione tra forze diverse, i servizi sociali ma la polizia municipale ma la polizia di Stato. Un esempio è stato appunto la chiusura del campo dell'Olmatello, quello regolare, che era aperto da una ventina d'anni e che nello scorso mandato noi abbiamo chiuso senza meccanismi premiali, nessuno ha avuto la casa e le casettine ad hoc perché era nel campo dell'Olmatello, con un percorso faticoso di 2 anni che ha visto impegnati i carabinieri, la polizia municipale, servizi sociali, e i cittadini di Firenze non si sono nemmeno resi conto che quel campo è chiuso, qualcuno se n'è anche andato via perché ha ritenuto che Firenze non fosse abbastanza accogliente, ma ce ne siamo fatti una ragione. E devo dire, non confondiamoli tutti, quelli che erano lì non sono quelli che sono in Santissima Annunziata, peraltro ci sono gruppi diversi, quelli che vengono dal Kosovo sono di un certo tipo, quelli che vengono dalla Romania di un altro tipo. Vabbè, a quelli dell'Olmatello, alcuni ci è stato regalato il lavoro per tanto tempo, magari Santissima Annunziata non gli hanno regalato il lavoro, Giannassi. No, quando facevano i portieri al campo, sono tutte cose, io ho documentato tramite la cooperativa, per non fare con nomi e cognomi, allora la cooperativa del Cenacolo, il consorzio COESO, era tutto un appalto in cui c'erano, se non sbaglio, erano 12 che facevano i portieri a loro stessi. Gli abitanti dell'Olmatello, i Rom, facevano i portieri, pigliavano un contratto regolare come portieri a loro stessi. Insomma, quindi, si può tornare alla vicenda dell'Olmatello, lì era un servizio di guardiania H24 che impediva i nuovi afflussi. Sì, quindi, lo facevano loro stessi a casa loro, certo, cioè, poteva essere credibile. Faccio la guardiania a me stesso. Ha funzionato perché siamo riusciti a chiuderlo il campo e quel lavoro lì lo hanno perso. E dove non è stata fatta la guardiania anche in altre città, H24 dai 250 diventavano 500. 100, poi 750. Però al di là di quel modello, noi l'abbiamo chiuso senza danni alla città e quindi, come dire, rivendico un successo. Il tema complessivo è un tema difficile da affrontare. Quello peraltro era un campo regolare che nasceva dai tempi della guerra in ex Jugoslavia, ma ce ne sono altri che sono abusivi. Non più di un mese fa, 2 mesi fa, siamo intervenuti in via dell'Olmatello con la polizia municipale, per smantellare un'occupazione abusiva, lì erano cittadini enorme, per lo più romeni, enorme, e lo abbiamo smantellato. In un anno abbiamo fatto più di 10 sgomberi per un numero di persone che supera abbondantemente le 1000 unità. Ho smantellato perché eravamo Salvini il giorno dopo. Eravamo impegnati. Purtroppo queste cose purtroppo si realizzano in mesi di duro, faticoso lavoro, senza dire nulla, con le forze dell'ordine che scientificamente operano in queste situazioni con grandissima intelligenza. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche con le forze dell'ordine, ho apprezzato in questi anni, nella mia esperienza istituzionale, la straordinaria intelligenza che viene
viene messa nell'affrontare situazioni di criticità, e vi assicuro che è un lavoro scientifico fatto da persone professioniste in modo interdisciplinare, quindi con tutti i soggetti, perché ovviamente se ci sono bambini malati o anziani, di quelli ci prendiamo cura, certo, ma non di chi non ha diritto all'assistenza. Continueremo su questa strada, una battaglia impegnativa, però a me sembra che, se siamo onesti, riconosciamo che a Firenze si sta molto meglio che in altre realtà, proprio perché c'è serietà nell'affrontare questi problemi. Voglio chiedervi due cose, vi chiedo di rispondere molto velocemente. La prima riguarda un tema dibattutissimo, la costituzione di una creazione di una moschea a Firenze. Si sa, se ne parla da tanto tempo, insomma, qualche giorno fa avevamo qui Jacopo Alberti della Lega Nord, ha detto assolutamente no, se mai passare da un referendum, siamo sicuri che vincerebbe il no. Ce l'hai, Gianassi? Io ho sempre detto che è una questione, a mio avviso, di maturazione, vale a dire che se la moschea, che già esiste a Firenze, non soltanto a Firenze, perché a Firenze in Borgo Allegri, in altre c'è a Sorgane, quindi insomma ci sono, no? Perché alle volte se no si rappresenta un mondo, senza rendersi conto che in realtà già c'è, ma se lo si vuole fare come luogo, magari passa da un progetto, come stato di partecipazione, quindi un riconoscimento delle istituzioni comuni di Firenze, magari concede le autorizzazioni di merito, o fosse altro anche un terreno, quantunque fosse la questione anche di inserirsi su un terreno pubblico o quant'altro, io penso che il punto sia che ad oggi non ci sono le condizioni culturali per fare una moschea nella serenità in cui io mi augurerei e vorrei fosse fatta, quindi in un clima di non diffidenza che secondo me ancora oggi invece c'è, cioè c'è bisogno ancora di tempo, di maturazione, c'è bisogno che molti anche di noi, anche io parlo per primo di me stesso, io non ho tutta questa conoscenza di quel mondo, e credo tanti altri possano arrivare semplicemente a avere un livello di conoscenza, consapevolezza e di serenità che possa evitare di stare in un clima assolutamente di diffidenza. Questo è un aspetto, quindi io la pongo in maniera molto, molto laica, credo. Però, in questo già senso ci sono, come diceva, come ricordava anche lei, già ci sono dei luoghi di culto, ci sono specializzarlo perché un conto appunto è la libertà di culto, e sancita la Costituzione, che tu devi assolutamente tutelare, per carità, certo. E quindi vorrei, però nemmeno può essere posto, come ho sentito fare delle volte a qualcuno, un problema di spazio, mi dicevo, in Borgo Allegri c'è troppa poca gente, allora si trova uno spazio più grande, non c'è problemi, invece una stanza se ne trova due, se è quello il problema dello spazio. L'altro tema invece, credo io, è che c'è anche un tema di reciprocità importante da tenere presente, cioè non, l'Italia non può pensare, quindi i singoli comuni come Firenze, che tutto possa andare bene rispetto anche a paesi e nazioni in cui ha altre religioni, a cominciare la religione cattolica, non si riesce nemmeno a portare un crocifisso col rischio di essere fatti fuori. No, io il principio di reciprocità non lo chiamerei mai, e se siamo orgogliosi di essere italiani, rivendichiamo anche la nostra storia. L'Italia è stato uno dei primi paesi già nell'Ottocento a rivendicare il superamento del principio di reciprocità. Perché? Perché i diritti fondamentali delle persone, che sono la caratteristica fondante delle nostre società, noi non li attribuiamo a condizione che altri li attribuiscono, non li attribuiamo perché pensiamo che sia giusto, e non ci interessa metterci alla pari con chi violenta quotidianamente i diritti fondamentali. Faremo le nostre battaglie perché a livello internazionale aumentino i paesi che riconoscono i diritti fondamentali, ma i nostri non ce li pregiudichiamo, non mettiamo la tortura perché altri torturano, non impediamo ad altri di professare la religione perché gli altri, sono due piani diversi. Quindi io sono radicalmente contrario al principio di reciprocità, come fortunatamente la scuola e la dottrina italiana, che si è distinta nel mondo già dall'Ottocento su queste tematiche. Devo chiudere. Moschea, sì. La moschea è un diritto costituzionalmente previsto, quindi chi vuole lo può fare, e ovviamente il comune non ci mette un euro, e deve essere urbanisticamente compatibile e coerente. E l'integralismo lo dobbiamo combattere, lo si combatte consentendo a tutte le persone di buon senso di professare la loro fede e facendo squadra con loro per combattere gli integralisti, che purtroppo sono non solo nella religione musulmana, ce ne sono molti nelle nostre società, sono sempre pericolosi gli integralismi, e dobbiamo, politici, religiosi, di altro tipo, e dobbiamo combatterli con durezza, ma senza pregiudicare il diritto delle persone per bene di professare il loro credo. Va bene, allora questi erano i pensieri di Federico Gianassi, assessore del Partito Democratico a Firenze, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Jacopo Cellai di Forza Italia, grazie per i suoi commenti, grazie a voi per averci seguito, ma la coda torna domani. Buonasera.